Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati nel canale, siamo tornati su Clash of Clans e l'episodio di oggi segnerà la storia del mio villaggio principale. Esattamente, sotto ogni episodio di Clash of Clans come minimo ci sono tipo 5-6 commenti con scritto: Grax, ma sei TH11 e non hai l'artiglieria Aquila? Grax, dove sta il piccione? Grax, quando piazzi il pennuto? Tranquilli, questo è l'episodio che fa per voi! Credo che questo sia il passaggio fondamentale per diventare un TH11 a tutti gli effetti. Sta qui nel negozio, esattamente, non nelle decorazioni, nelle difese. Costa 8 milioni, ci metterà 10 giorni e non vedo l'ora di posizionarla, ma non posso perché ho 7 milioni e quasi 400.000. Per il momento clicchiamo sulla X. Oltre al pennudo faremo anche la Queen a livello 46, anche qui però dobbiamo farmare Elisir Nero. Per rendere questo video super speciale ho bisogno del vostro massimo supporto. 10.000 like per il prossimo episodio, che sarà appunto martedì o mercoledì, dove torneremo per riscuotere le ricompense dei giochi del clan, anche questi durati un fottio. 6 giorni, ma guardate quanta roba c'è da prendere. Comunque ragazzi miei, devo ringraziarvi per il supporto che riceve ogni giorno Clash of Clans. Clash of Clans fa più o meno le stesse visualizzazioni di Clash Royale, e pensare che Clash è il gioco con cui ho iniziato questo canale è letteralmente fantastico. Vi adoro tantissimo, ma banda alle ciance, andiamo ad attaccare. Purtroppo non ci sono eventi da completare, ma possiamo boostare le trivelle, sì, questo sì. Con 3 gemmette, gli eserciti già sono impostati, se attacchiamo non perdiamo Elisir perché non sono pieno. Via, primo attacco, bonus stella da completare, datemi un 500.000 e devastiamolo male. Allora, non è un 500.000, ma quei 4.000 di Elisir Nero non passano inosservati. È completamente inattivo, si tratta di un TH11, ma io ho la mia classica Archer Queen Walk che ci aiuterà tantissimo. Vado subito di Queen, dietro il Grax sorvegliante e i 4 curatori a livello 5, tatticissimi. Attenzione perché quella torre degli arcieri sta lì e ho sbagliato, devo farla fuori e probabilmente non riesco a farla fuori. Andate maghetti? No, i maghetti ciaone, sono andati via. Attacchiamo qui in basso subito i giganti, vado con gli spaccamuro e cerchiamo di aprire questa base. Abbiamo le Valk, abbiamo il King da posizionare, posizionato, vado di Valk. Non ho pozioni del salto, ma non ho nemmeno pozioni della furia, me ne sono dimenticate ragazzi, siamo completamente scoperti. Dobbiamo cercare di tristellare questa base senza pozioni, possiamo utilizzare solo una curetta, che potrebbe essere interessante. Comunque con le Valk ci sta. Buona parte dell'esercito sta entrando al centro. Le Valk stanno andando verso il basso e non credo che sia una cosa positiva. Insieme al King non ha assolutamente senso. Abilitiamo il Grax sorvegliante, anche se in questo caso non ha senso perché non ci sono difese ad attaccare le truppe. Distruggiamo il King a livello 40, molto molto top. Abilità del mio King e quella zona in alto a destra dovrebbe essere fatta tranquillamente. La regina distrugge il municipio. Abbiamo preso tutte le risorse, ci rimangono solamente i 1350 di Elisir Nero che sono all'interno della trivella a sinistra. Ma c'è una bella Queen con dietro il Grax sorvegliante, l'abilità ancora da utilizzare. Abbiamo 18 goblin che li andiamo a mettere, ma sì, belli minacciosi qua sotto, carinissimi. Un attacco easy peasy, facile facile, lo abbiamo tristellato. Così, ci stava come riscaldamento. I prossimi saranno sicuramente molto più interessanti. Questa volta la torre degli arcieri la salutiamo. Rimane solo un cannone e una torre dello stregone in alto. Come un pollo, Grax si è dimenticato di attivare l'artefatto del potenziamento della velocità e quindi ora devo aspettare anche il King, che è praticamente morto. 420.000 di oro, bonus al 100% da non sottovalutare. Ma quei 4.000 di Elisir Nero, che spettacolo! Torniamo al villaggio, attiviamo subito. La prima cosa che bisogna fare è attivare l'artefatto. E ne ho un fottio. Questo è un problema perché non riesco ad utilizzarle. Nei giochi del clan le spammano ovunque. Qui ne abbiamo 3, qui ne abbiamo un'altra proprio qua sotto. Però questa volta non hanno messo il libro degli eroi. Furbacchioni. Tra tutti i libri è sicuramente quello più utilizzato, quello più interessante, e la Supercell spesso lo evita, non lo mette. Terzo esercito in produzione, il King è tornato, andiamo a fare il secondo attacco. Se riesco a razziare 1000 di Elisir Nero, vi prometto che con il libretto andremo a gemmare la Queen a livello 46 e ci faremo il terzo attacco. Voglio però un bel 500.000. Oramai lo dico sempre e non li trovo mai, ultimamente scarseggio un po' la situazione per quanto riguarda gli inattivi, quelli proprio belli grossi e succulenti. Si trovano tantissimi 300.000, 400.000, ma io voglio anche i 600.000. Ed eccolo qua, finalmente l'ho trovato, 550.000, però mi devo sbrigare perché è già iniziata la battaglia. Attack di Queen, questa volta sulla destra, e ovviamente il Grax sorvegliante. Attenzione perché lì ci sono abbastanza difese e io come prima non ho le pozioni, ho una fulmine nel castello. Non ci faccio assolutamente niente, ho un bel golem. Questa volta con un mazzo, diciamo, gestito dall'Elisir Nero, tutte truppette ad Elisir Nero. Potrebbe essere un problema.
ma spero di no. Vado di King, tranquillamente, spacca Moro. Entriamo nella parte quella in basso e dobbiamo, ragazzoli... Non ho spaccato, sì, ho spaccato. Dobbiamo cercare di distruggere tutta la parte qui in basso a sinistra. La Queen cosa sta facendo da sola da quella parte? Direi di attivare subito l'abilità. Sì, 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 sì. Rendiamo immortali tutte le truppe. Il King sta avanti. Attiviamo l'abilità, non ancora. Abbiamo 6 domatori di numero proprio per cercare di spaccare questa torre degli arcieri bella distante. Con 3 penso che sia più che sufficiente. Ciao, torre degli arcieri. Il cannone andrà giù. Vado di abilità del King per velocizzare. Vai King, sprinta al centro. Distruggi tutto. C'è una Tesla esterna. L'arco X scende. Le torri infernali sono scariche. La Queen sta sulla destra. Perfetto, già tristellato. Easy, ma veramente troppo facile così. Datemi tutte le risorse. 3 domatori in quella zona. Distruggiamo la torre degli arcieri. Abilità della Queen. Non ancora, voglio che entri dentro. Distruggi quel muro perché vai fuori. Però per il momento sta andando piuttosto bene. Abbiamo ancora un sacco di domatori che stanno distruggendo i mortai al centro. Ci sono solamente 2 Tesla minacciose e una torre degli arcieri. Anche questo attacco, ragazzi, facile facile. Abbiamo preso questa volta molte più risorse di prima. Se non erro, per quanto riguarda l'oro, superiamo le 600.000 con il bonus al 100%. Bene, bene così. 98%, 100%. Ce ne andiamo con 620.000 di oro e 550.000 di elisir. Benissimo, 1.600 di elisir nero. Un altro bonus stella completato. Io non rifiuto, sono contentissimo. 191.000 di elisir nero e lo facciamo subito. Queen, vai a dormire e ti svegliamo subito con il libretto. Non ci sono ferie per te. Queen a livello 46. Che cattiveria, questo Clash of Clans mi carica un botto. Terzo esercito già pronto. Andiamo a fare subito il terzo attacco, così, velocissimi. Sono senza parole, che episodio incredibile. Un altro 400.000 e la battaglia già iniziata. Bello Grax, ti devi sbrigare. Queen qui in alto a sinistra. Questa volta attacco con minatori e mongolfiere. Un attacco abbastanza strano. Il King all'11 polverizzato, non esiste più. Poppa una Tesla polverizzata, non esiste più. Distruggiamo quella parte lì in alto a sinistra, mentre con il golem parto qui in basso a sinistra. Ovviamente subito gli spaccamuro. Abbiamo i maghetti. Con i minatori e le mongolfiere dobbiamo entrare. Qua sotto non ci sono difese aeree, quindi dovrebbe essere tutto abbastanza tranquillo. Spero. Io spero sempre. Ovviamente non ho le pozioni. Grax, questo episodio da dimenticare. Le pozioni sicuramente saranno molto molto arrabbiate. Il cannone distrutto, le torri infernali sono scariche e esce tutto quanto. No ragazzi, si mette male. No, l'ansia sale. Non possiamo felare l'ultimo attacco. Mancano solamente 2 minuti. Fortunatamente la Queen vai a sinistra, sì, in alto. Distruggi tutta quella zona tranquillamente. Riuscirai a fartela. Mentre qua sotto direi di attivare una bella abilità del Grax sorvegliante e non ce la facciamo ragazzi, abbiamo troppe poche truppe, con i giganti dietro cosa ci facciamo? Guardate però quei minatori al centro, non li avevo visti perché stavano sottoterra, giusto? Spaccano il municipio, forse c'è una torre degli arcieri che li sta colpendo ma ne colpisce una alla volta, dovrebbero buttarlo giù, abilità del King per distruggere i cannoni, la Tesla là in alto, mentre la Queen si fa questa passeggiata tranquilla, tanto ecco, siamo vicino a San Valentino, ci può stare una bella passeggiata. Per il corso, distruggi tutto Queen, quello che incontri, senza subire neanche un colpo. Distruggiamo la torre degli arcieri e un altro 100%, easy peasy. Tutti gli attacchi dovrebbero essere così. Risorse a go-go, le spammiamo. 99%, distrutta la torre degli arcieri, un altro 100%. Torniamo al villaggio. Purtroppo non abbiamo completato nessun progresso perché non c'era l'evento. Ora abbiamo tutte queste risorse belle pronte da spendere. Io pensavo con le di fare un upgrade all'interno del laboratorio, però abbiamo 8 milioni e le possibilità sono abbastanza poche. Ci ho pensato, e lo sapete che vi dico? Dato che li utilizziamo spesso, andiamo a fare i minatori. Ho 8 milioni in 12 giorni, ma li gemmo pure con il libro, ma sì, ne abbiamo un fottio, ne abbiamo uno, ma lo riprendiamo martedì. Li abbiamo fatti al 4, dobbiamo portarli ora al 5. 9 milioni e mezzo è troppo, non li ho. Con loro invece facciamo tutte mura. Scherzo, ovviamente, dobbiamo fare il piccione, non sono pazzo. Eccolo qua, 8 milioni, lo piazziamo qua sotto. 3, 2, 1, ragazzi, siete pronti? Ho tutte le difese da TH11. Il fagiano però non lo gemmo perché tanto averlo attivo qua sotto senza aver fatto prima la disposizione da TH11 non ha assolutamente senso. Tornate martedì perché il mio villaggio subirà una trasformazione assurda. Non vedo l'ora. Vi chiedo di lasciare subito un bel pollice all'insù se questo video vi è piaciuto. Abbiamo fatto la Queen al 46.